è arrivato a Socavo. Noi avevamo giocato con la primavera ed eravamo rientrati. Era la sera tardi, era prima di Natale, non me lo posso mai dimenticare. E praticamente lui viene, eravamo un tavolo, io aspettavo la mattina dopo perché praticamente il mio traghetto per venire a Ischia partiva alle 6 di mattina, quindi era il 22 dicembre o il 23, non mi ricordo bene. E poi c'era un ragazzo che si chiama Lampugnani, che era di Mantova, che giocava con me con la Primavera, sto parlando dell'86, 1986. Maradona praticamente viene a Soccavo a prendere tutte le cose per poi, credo partiva anche lui, e viene da noi e dice: ragazzi, voi che fate ancora qui? Non andate a casa, è Natale. Io gli dico: io vado domani perché sono a Ischia, così così. E questo ragazzo, poverino, doveva prendere il treno, quindi arrivava addirittura, prende il treno il giorno dopo di sera e quindi arrivava praticamente il 24 a casa. E Diego praticamente chiamò in società, svegliò, c'era Gigi Pavarese. Lo chiamò e praticamente a spese sue gli fece un volo di andata e ritorno per questo ragazzo, lo mandò a casa per Natale.